Al giorno d'oggi YouTube è pieno di persone che ti dicono quali azioni siano le migliori per andarci ad investire. Ne sono anche partito di questa famosissima cricca. Pur non dando consigli di investimento, porto alla luce alcune aziende che sono di mio gradimento. Però pochi cercano di mettere il proprio focus sulle persone che iniziano ad affacciarsi, ad approcciarsi a questo mondo. Come si inizia, quando si inizia e cosa fare quando si inizia. Bene, oggi voglio cominciare a farlo, ma subito dopo la sigla. Ciao a tutti e bentornati su Io Risparmio, come sempre sono Pasquale, il canale del vostro amichevole risparmiatore ed investitore della Porta Accanto. Oggi inizio con una rubrica che tratterà le tematiche dell'investimento per i neofiti e tutto quello che ne possa essere connesso. Sarà parte di una piccola novità che annuncerò a giugno, sempre facente parte dei famosissimi progetti segreti che avevo in ballo. Ma iniziamo senza perderci in chiacchiere. Prima di iniziare ti ricordo che se i miei contenuti ti piacciono puoi sempre abbonarti qui sul canale YouTube o sostenermi su Patreon. Aiuti il canale a crescere, a sostenersi e condividi anche il mio progetto. Basta poco con un caffè al mese. Se sei un neofita potrebbe sorprenderti di apprendere che un investimento di 10.000 euro, 10.000 dollari, nell'indice S&P 500 50 anni fa, oggi varrebbe quasi 1.200.000. L'investimento in azioni, se fatto bene, è uno dei modi più efficaci per costruire la ricchezza a lungo termine. Ma chi inizia ad approcciarsi a questo mondo, come feci io poco meno di 3 anni fa, si trova a navigare nell'incertezza più assoluta. Sembra sempre tutto confuso e senza senso, e si rischia di farsi male. Per questo ci sarebbe sempre da dover imparare e sapere prima di andarsi a immergere in questo mondo. Però andiamo a partire per step. Il primo step per iniziare è determinare il proprio approccio di investimento. Infatti questa è la prima cosa da considerare, ed è quella come iniziare ad investire in azioni o ETF o in qualsiasi equity. Alcuni investitori scelgono di acquistare singoli titoli, mentre altri adottano un approccio magari meno attivo, appunto puntando sugli ETF. Ci si dovrebbe onestamente fare alcune domande prima di iniziare. Ad esempio, capire se sei una persona analitica e ti piace lavorare con i numeri e fare ricerca, oppure se odi la matematica come non mai e non vuoi neanche fare un po' di compiti. Capire se si abbiano diverse ore alla settimana da dedicare appunto agli investimenti in borsa, oppure se si ha pochissimo tempo a disposizione, magari anche per motivi lavorativi. Anche se magari si è curiosi nel leggere sulle diverse società in cui si potrebbe investire, potrebbe esserci comunque delle dinamiche che ci bloccano appunto la matematica, come dicevo prima. Queste altre domande ci impongono diversi bivi sul nostro percorso, da cui capire se si è in grado di investire in azioni singole, in ETF, o se non ci si è proprio in grado di farlo da soli, e soprattutto come si possa fare. Infatti ci sono diversi modi per investire, ed investire in particolare in azioni. Ci sono diversi modi infatti per investire. Azioni individuali, puoi per esempio andare a investire in singole azioni se e solo se hai il tempo e il desiderio di ricercare e valutare a fondo le azioni su base continuativa. Se questo è il caso ed è tutto possibile per un investitore intelligente e preparato, e soprattutto paziente, di poter battere il mercato, soprattutto per noi che siamo retail, che non abbiamo enormi capitali da movimentare. D'altra parte, se cose come i rapporti sugli utili, trimestrali, calcoli matematici moderati, anche perché non è che sono complessissimi, non sono allettanti, non c'è assolutamente nulla di sbagliato nel valutare un approccio più passivo. Qui subentrano i fondi indicizzati. Oltre all'acquisto dei singoli titoli si può scegliere di investire in fondi indicizzati che replicano un indice azionario, come ad esempio l'S&P 500 che citavamo all'inizio. Quando si tratta di fondi a gestione attiva rispetto a fondi a gestione passiva, generalmente si preferiscono i secondi, che sono gli ETF. I fondi indicizzati in genere hanno costi significativamente inferiori e sono virtualmente garantiti, parlo appunto di quelli passivi, per corrispondere nel lungo termine alle performance degli indici sottostanti che vanno a seguire. Nel tempo l'S&P 500 ha prodotto rendimenti totali di circa un 10% annualizzato, e prestazioni come questa possono creare una ricchezza sostanziale nel tempo. Anche se le prestazioni passate non sono assolutamente un indice delle prestazioni future, sappiamo che non faremo né meglio né peggio dell'indice, ma che andremo semplicemente a seguire il mercato di riferimento. Infine cito i robo-advisor, che sono un'altra opzione che è esplosa in quest'ultimo decennio e che hanno appunto raggiunto una certa popolarità. Un robo-advisor è un intermediario automatico o magari mosso da alcune mosse dagli esseri umani che essenzialmente investe i tuoi soldi per tuo conto in un portafoglio di fondi indicizzati che è appropriato alla tua età, tolleranza a rischio e obiettivi di investimento. Non solo, un robo-advisor può anche selezionare i tuoi investimenti
Ma sono molti quelli che ottimizzano in maniera automatica la tua efficienza fiscale e apporteranno modifiche nel tempo automaticamente. Ho fatto diversi video su Money Farm, il robo-advisor più usato in Italia, e nel caso lo volessi provare, trovi un link qui sotto affiliato in descrizione. La seconda azione importante è decidere quanto investire. Infatti, investire in azioni, parliamo di soldi che non dovresti investire se sono soldi che ti servono nel breve termine. Il mercato azionario non è un posto in cui i soldi di cui potresti aver bisogno nei prossimi 5 anni dovrebbero essere utilizzato. Mentre il mercato azionario comunque e sicuramente o quasi aumenterà nel lungo periodo, c'è semplicemente troppa incertezza sui prezzi delle azioni a breve termine. Infatti un calo del 20% in un dato anno non è insolito. Se prendiamo ad esempio il 2020, durante la pandemia del Covid-19, il mercato è crollato di oltre il 40% ed è poi rimbalzato ai massimi storici in pochissimi mesi. Oppure guarda cosa sta succedendo adesso nei mercati in generale, ma in particolare a quello americano, che sta praticamente sottoperformando molti dei mercati mondiali. Per cui è fuori da qualunque logica o interesse personale, pena la possibilità di catastrofi, di finanza appunto personale, utilizzare per investire soldi che fanno parte, ad esempio, del tuo fondo d'emergenza, o dei soldi che metti da parte per le tasse universitarie di tuo figlio, o che hai messo da parte per le ferie di questo anno, o magari qualcosa di più importante come l'anticipo che stai mettendo da parte per la prima casa. No, 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 questi soldi non si toccano. Una volta stabilito questo, si può fare una asset allocation dei soldi di cui non avrai bisogno nei prossimi 5-6 anni. L'età è una considerazione importante, così come la particolare tolleranza al rischio e gli obiettivi di investimento. Iniziando dall'età, l'idea generale è che man mano che si invecchia, le azioni diventano gradualmente un luogo meno desiderabile per conservare i propri soldi. Se sei giovane, quindi non come me, hai davanti ai tuoi occhi decenni, svariati decenni davanti a te per superare gli alti e bassi del mercato, ma non è così se sei in pensione e fai affidamento appunto ai tuoi investimenti per un reddito. Ci sono varie scuole di pensiero da questo punto di vista, e per cui questa non è una regola giusta o sbagliata o la Bibbia, ma è comunque una buona linea guida. Prendere la proprietà e sottrarla da 110, questa è la percentuale approssimativa del denaro che dovrebbe essere investito in azioni, e questo include anche fondi comuni e ETF basato sul mercato azionario. Il resto dovrebbe essere in investimenti meno rischiosi, come ad esempio delle obbligazioni o magari dei conti deposito ad alto rendimento. È quindi possibile regolare questo rapporto verso l'alto e verso il basso a seconda della propria particolare tolleranza al rischio. Solo a questo punto arrivi allo step 3, aprire un conto broker, un conto di investimento. Bene, a questo punto si potrebbe valutare anche l'apertura di un conto broker che abbia magari una modalità demo e che metta a disposizione tutti i tool formativi possibili. Aprire un conto di intermediazione è generalmente facile, ma ci sono alcune cose da considerare prima di scegliere un particolare broker. Innanzitutto determina il tipo di conto di cui si ha bisogno. Per la maggior parte delle persone che stanno solo cercando di imparare a investire nel mercato azionario, questo significa scegliere tra un conto di intermediazione a regime amministrato o uno a regime a dichiarativo. Entrambi i conti ti permetteranno di acquistare azioni, fondi comuni, investimento, ETF e in molti casi anche obbligazioni. Le considerazioni principali qui sono il motivo per cui stai investendo, inoltre quale sia la tua gestione delle tasse. Un conto in regime amministrato, aperto ad esempio presso una banca o comunque un intermediario che ha sede in Italia, andrà a fungere da sostituto d'imposta, mentre uno in dichiarativo avrà la necessità di dare all'individuo di andare a dichiarare nell'anno successivo il proprio capital gain o le proprie minusvalenze nella dichiarazione di redditi appunto dell'anno successivo. A ciò va aggiunto anche il dover confrontare costi e caratteristiche. La maggior parte degli agenti di borsa online, dei broker online, ha eliminato le commissioni di trading o le ha veramente ridotte, quindi la maggior parte, ma non tutti, hanno condizioni di parità per quanto riguarda i costi. Tuttavia ci sono molte altre differenze che in alcuni casi sono grandi. Ad esempio, alcuni broker offrono ai clienti una varietà di strumenti educativi, l'accesso alla ricerca sugli investimenti e altre funzionalità utili per i nuovi investitori, per i neofiti. Altri offrono possibilità di fare trading su diverse borse estere, altre solo su alcune. Alcuni hanno reti di filiali fisiche, che in alcuni casi può essere utile, per esempio come le banche, per avere una guida faccia a faccia vis-à-vis con una persona. In alcuni casi è molto importante avere una facilità di utilizzo, un'interfaccia grafica che sia user-friendly e una piattaforma broker che sia facile da utilizzare. Io, come puoi vedere nella mia playlist, quella sulle recensioni di broker, ne ho provati veramente tantissimi e posso dirti di prima persona che alcuni sono veramente poco intuitivi e poco chiari da utilizzare. Molti ti faranno provare una versione demo prima di impegnare denaro reale, e in tal caso io questo all'inizio comunque lo consiglio vivamente. Io ho iniziato così, poi ognuno può fare come vuole. A questo punto si possono scegliere le proprie azioni. Ora che abbiamo risposto alla domanda su come acquistare le azioni, se stai cercando delle fantastiche idee di investimento adatte ai principianti, ti posso dire che non stai sul canale giusto, non esistono.
In poche parole, non si può esaminare tutto ciò. Beh, si dovrebbe considerare quando si selezionano e quando si analizzano le reazioni, ma ecco, i concetti importanti per padroneggiare la selezione delle reazioni sono alcune che di fatto vorrei elencare qui. Prima di tutto andare a diversificare il portafoglio, investire poi in business che si comprendono, evitare le azioni ad alta volatilità fino a quando almeno non si va a padroneggiare il sistema e l'analisi, poi imparare le metriche e i concetti di base e la valutazione delle azioni. È una buona idea anche andare ad approfondire il concetto di diversificazione, il che significa che si dovrebbe avere una varietà di diversi tipi di società, su diverse tipologie di settori di mercato, su diversi paesi e su diverse valute. Tuttavia, io eviterei una diversificazione eccessiva. Bisognerebbe attenersi alle attività che si capiscono e che si è bravi ad analizzare nella valutazione di un particolare tipo di azioni. Questo perché lo dico? Perché dedicare, ad esempio, a un settore che costituisce un segmento relativamente ampio del nostro portafoglio, lo si può fare se si padroneggia quella tipologia di settore. Io ad esempio sono molto esposto su REITs. Andare semplicemente ad acquistare titoli appariscenti ad alta crescita può sembrare un ottimo modo per creare ricchezza, e certamente può esserlo, ma io consiglio di tenerli a bada finché non si sarà molto più esperti in questa analisi. È più saggio creare secondo me una base di un portafoglio con aziende solide e consolidate, creare proprio delle fondamenta come se fosse un palazzo e poi costruire su queste fondamenta tutto il resto. L'ultimo step è di continuare ad investire. Ecco, uno dei più grandi segreti degli investimenti, che ci viene dato per gentile lezione gratuita dell'oracolo di Omaha in persona, il famosissimo Warren Buffett, è che non è necessario fare cose straordinarie per ottenere risultati straordinari. Lui continua a dire che il modo più sicuro per fare soldi nel mercato azionario è acquistare azioni di grandi aziende che sono a prezzi ragionevoli e mantenere tali azioni finché le aziende rimangono grandi, nel senso di business, o fino a quando non si avrà veramente bisogno di quei soldi. Secondo me, se si seguono i consigli del più grande investitore del mondo, sicuramente si sperimenterà una certa volatilità, sì, sul lungo percorso, ma nel tempo si produrranno sicuramente eccellenti ritorni sul proprio investimento. Bene, fammi sapere nei commenti qui sotto cosa ne pensi di questa nuova rubrica. Ci sono tantissime cose da dire e imparare e non vedo l'ora di andare a viscerarle tutte. Se questo video poi è stato di tuo gradimento, ti chiedo veramente di supportarmi con poco, lasciando un bel pollice in su, per farmi crescere e fare crescere me su questa piattaforma. A te costa un attimo, ma come puoi immaginare per me significa il mondo. Se poi sei nuovo su questo canale, ti chiedo la cortesia di iscriverti e di cliccare la campanella delle notifiche affinché tu non possa rischiare di perderti nessun contenuto successivo. Anche per oggi è tutto e noi ci vediamo domani con un nuovissimo video. Ciao!